Antonio Tabucchi prima di tutto è stato un grande amico e quindi mi è difficile, anzi mi è sostanzialmente impossibile parlarne tenendo fuori il sentimento di amicizia e tutto il sentimento di perdita che ha lasciato la sua mancanza. Era un uomo di grande generosità, la nostra amicizia è nata in nome della letteratura, per un libro che io avevo scritto, che aveva scritto un trentenne di cui lui nulla sapeva e che dopo la lettura l'ha portato a volere a tutti i costi conoscerlo, questo scrittore giovane. Quindi il primo ricordo è un ricordo di una generosità intellettuale, sapersi ancora stupire di fronte alla letteratura di qualcuno di molto più giovane di lui e la generosità umana di volerlo comunicare. Di Antonio Tabucchi ho vari ricordi perché è capitato di incontrarlo molte volte, veramente fin dai suoi primissimi libri, cioè dai primi anni Ottanta, però il ricordo più significativo, forse quello che rimane impresso, è uno degli ultimi, forse l'ultimo. Antonio non arrivava, erano le 3:05, stavamo tutti agitati, a un certo punto appare ed era completamente fradicio e molto divertito da questa situazione. Siccome la radio non si vede, insomma, ci si può prendere libertà, lo asciugammo un po' alla meglio, si sedette, però le scarpe erano irrimediabilmente bagnate e quindi se le tolse. Quindi togliemmo ste scarpe, credo anche i calzini, li mettemmo in un posto cercando di asciugare e lui andò in onda, sorridendo tutto il tempo e felice perché tutti quelli che entrarono a salutarlo, lui gli mostrava che stava parlando senza scarpe. E mi sembra una bella immagine, perché intanto perché era molto divertito ed era sorridente, e poi perché mi sembra, insomma, gli avessimo regalato la libertà di parlare così a tutti senza scarpe. Ho conosciuto Antonio Tabucchi alcuni anni fa durante un premio in Liguria a Sanremo. Leggendo Sostiene Pereira, fin da subito ho capito che era il più grande libro che io avrei mai avuto davanti a me. Uscì dall'albergo e lo vidi di spalle, quasi fosse in attesa di un taxi o di una macchina. Mi avvicinai, mi presentai e mi disse: "Ah, sei tu", perché forse aveva saputo che ero l'altro premiato. E da lì è iniziata una grande amicizia, ci scrivevamo moltissimo. Ci scrivevamo soprattutto di notte. Lui mi diceva che avevamo orari da marconisti. De Antonio Tabucchi, io ho ammirato sempre, desde il primo libro che leí suyo, che fue Dama de Porto Pim, admiré su capacidad para acercarse a la realidad y crear mundos y realidades paralelas a la supuesta realidad. Su capacidad de invención, su imaginación. Para mí, Dama de Porto Pim fue una revelación extraordinaria en su momento y me llevó incluso a viajar a las Azores, a imitar los párrafos en los que Antonio Tabucchi hablaba del Café Peters de Porto Pim, a viajar hasta Porto Pim para ver ese café y luego a establecer un vínculo afectivo con Antonio con el tiempo, cuando lo conocí en Barcelona. Me gustaba mucho el tratamiento que daba a los relatos, a los cuentos. Los cuentos, decía él, tienen una extraña adherencia a la realidad. En los cuentos brillaba el mejor Tabucchi para mí, el Tabucchi más humano y más también fantástico en el sentido literal de la palabra. It's still difficult for me to speak about Antonio and to think that he's not more here. He was a very great friend. I think he was the greatest gift which exile gave me. And I was extremely shocked by his disappearance. I miss him very much. Although I am not at all mystical or religious, I do hope that to a kind of miracle he is listening to what I'm saying now, how much I still love him.